Nessere tempo di Heidegger, il famoso essere per la morte di Heidegger, è questo, non è tanto meditare in ogni momento il fatto che io sono finito e mortale, cioè meditare in ogni momento io che sono l'esserci del possibile, perché sono caratterizzato come quell'essere che è l'essere del possibile, in ogni istante pensare alla mia, proprio perché sono l'esserci del possibile, pensare all'estrema possibilità, che è quella appunto che toglie ogni possibilità, perché qual è l'ultima possibilità? Quella in cui il possibile si toglie. Quando muoio non c'è più nulla di possibile per me, ma quella è per l'appunto l'estrema possibilità. E io, essendo quell'essere che è caratterizzato per l'essere possibile, se vivo autenticamente non posso non pensare in ogni istante l'estremo possibile, che è per l'appunto quello in cui ogni possibilità si toglie. Ma a questo ragionamento, come dire, ontologico, no? Heideggeriano, questo ragionamento si può commentare dicendo sì, ma nell'ora in cui io mi rivolgo, anzi in cui io precorro il mio estremo possibile, che è quello in cui appunto si toglie ogni possibilità, lì faccio i conti come se veramente fosse l'ultimo. Non mi limito a precorrerlo, l'ultimo possibile, ma ora è il mio ultimo possibile. Ora, per così dire, faccio i conti con me stesso. Ora rispondo o cerco di rispondere compiutamente al senso del mio esserci e della mia vita. Vivere, diciamolo in termini un po' enfatici, vivere ogni ora escatologicamente, vivere ogni ora come se fosse l'escaton, l'ultima, come se dovessi rispondere della mia vita intera e della sua compiutezza o meno ora, in ogni istante, o se volete ancora, fare di ogni momento della mia vita un istante. E quell'istante come fosse l'ultimo, e in quell'istante ultimo render conto della mia vita compiutamente, se posso. Questo è il suo senso, questa è la sua compiutezza. Rispondere, piena responsabilità, capacità di rispondere. Quindi non soltanto come in essere tempo assumere radicalmente la propria finitezza, decidersi per essa, senza più alcuna alienazione in rappresentazioni dell'aldilà, di qualcosa oltre. No, quello è l'ultimo, l'estremo possibile. Dopo quel possibile non ci sono altri possibili. L'estremo possibile è ciò che toglie ogni mia possibilità. Non soltanto quindi un'ontologia della finitezza dell'esserci, ma anche un richiamo forte alla responsabilità in quell'istante, perché io possa render conto, rispondere della interezza della mia vita. Cioè una idea, come dire, escatologica della mia vita, che è comprensibile di ogni istante del mio esserci, della mia vita, che è possibile soltanto se in ogni istante io lo penso come l'ultimo, e cioè come l'istante in cui io muoio. Quindi il pensiero della morte proprio diventa, del morire, diventa immanente in ogni istante. Altro che quando c'è la morte non ci sono io. Io ci sono sempre nella misura in cui io penso sempre al mio morire. Si toglierebbe l'io se si togliesse questa idea all'interno di questa prospettiva.